No, tranquillo. Aspetta, solo. Pastore, allora, come giudichi questa prestazione del Paris Saint-Germain? Buona perché è la prima partita amichevole che abbiamo qua in America e abbiamo fatto una bella gara contro una grande squadra, speriamo di migliorare ancora e di continuare a fare bene, che è lo più importante. Cosa vi ha messo in difficoltà la Roma principalmente? Qual era il campo? Cosa? No, loro vanno subito dietro come tutte le squadre italiane, non siamo tanto abituati a quello noi. Abbiamo sofferto un po' per entrare a fare difficoltà alla difesa della Roma e dopo c'è una squadra che gioca bene a calcio, tanti giocatori in mezzo campo che fanno la differenza e hanno giocato una molto buona partita. Senti, il vostro obiettivo il prossimo anno in Ligue 1 più riprendersi il campionato ma anche la Champions League, immagino. Sì, importantissimo il campionato perché l'abbiamo perso l'anno scorso. Come primo obiettivo la società quello, anche noi giocatori. E dopo, certo, con l'arrivo di Dani Alves, giocatori che hanno giocato la Champions League tantissimi anni, ci dà un plus per vedere se quest'anno possiamo passare ai quarti di finale. Come sta l'arrivo di molto più buono, è un giocatore fortissimo, sta dentro dei migliori giocatori al mondo oggi, sicuramente ci darà tantissimo se arriva, ma quello non lo so veramente se succede, no? Come sta Berratti, che sentiamo molte voci di mercato su di lui, come lo vedi nello spogliatoio? No, lui è tranquillo come sempre, è molto giovane ancora, deve migliorare tanto, ma qua con noi è un giocatore importantissimo e sta molto bene, lui sempre ride, sempre scherza, è uno che è molto positivo nella squadra.